Mauro, patrimonio dell'UNESCO, chi ci salverà adesso il pranzo della domenica? Goditi la pensione, Mauro! Ciao! Ciao Mauro, auguri per la tua meritata pensione. Ciao! Daniela? Silvia? Ciao Mauro, ci mancherai, tanti auguri per tutto! Ciao Mauro, auguri! Ciao Mauro, auguri! Ciao Mauro, ti poteva dire tante cose in olandese, però in italiano ti dico solo grazie per tutto e buona fortuna nella futura. Ti auguriamo il meglio per la tua nuova vita e tanta soddisfazione, tanta passione nella tua vita e poi anche tanto riposo. Ci vediamo a Cupa, ciao! Allora, io ho iniziato questo lungo percorso che ho fatto a Copramontana, ho iniziato nel lontano 1983, perché con la chiusura della Cupragomma un periodo sono andato giù a lavorare presso Campiglione di Fermo come tecnico. Quello che mi ricordo che al giorno mangiavo in mensa o mangiavo per un anno sempre la carbonara e la sera mangiavo in macchina per portarmi a casa i soldi, mangiavo la carne simmental che quasi non la dovevo tenere più perché quando mi aveva stancato. Poi ci ho avuto l'occasione, mi è stata offerta l'occasione di aprire un negozietto in via Bovio, all'inizio quello di Esterino Scuppa, e con tutti i sacrifici e abbiamo iniziato questo viaggio, chiamiamolo, della vita, anche perché ero infarinato sul discorso che avevamo all'interno della Cupragomma fondato lo spaccio aziendale e lì io già conoscevo diversi fornitori, sono partito quasi bene, anche se all'inizio non è che sapevo, mi ricordo le prime fette di mortadella le facevo spesso mezzo centimetro perché non ero un po', però piano piano mi ha aiutato mia moglie all'inizio e poi quello che ho sempre, no, dietro le spalle mia madre che mi ha insegnato insomma comportarsi insomma anche nei confronti della gente, mi ha insegnato anche come si faceva con lo stoccafisso, col baccalà, che io ero un po', venivo da una storia, ero un tecnico sulla chimica, quindi più piano piano abbiamo iniziato, più un'altra cosa, io quello che molto si impara anche con gli occhi, c'era Paricelli, no? C'era stato, con la camicia bianca e tagliava il prosciutto a mano, che era un nobile, io mi mettevo a sedere vicino e io ho imparato a tagliare il prosciutto a mano vedendo, te pensa, ma vedendo a Parigi, ma guarda che era uno spettacolo. Adesso questi sono episodi insomma che vorrei raccontare così. Poi nel 1992 ci siamo trasferiti sempre su in via Bovio al numero 109 dove siamo adesso e anche qui abbiamo iniziato, è stata molto dura perché purtroppo io avevo il personale, non se ne poteva tenere tanto perché sennò non si riusciva magari a trovare un margine per fine giornata per pagare a tutti, quindi poi è stata dura, però fino adesso abbiamo cercato,
gliel'abbiamo fatta, gli abbiamo dato una svolta al negozio, cioè ci siamo messi da parte del consumatore. Cioè io se ho potuto tirare avanti fino adesso, perché ho capito anche le esigenze del cliente che avevamo, le esigenze, capito, anche molte volte, anche quando gli dicevo guarda che è uno sconticino, no? Tutto quanto, no? Queste sono frasi storiche che la gente gli entrava dentro la testa. Un'altra cosa, dopo, per esempio, anche io sono stato anche nella Proloco, nelle varie organizzazioni, ho imparato anche a comprendere i prodotti tipici delle marche, i prodotti locali, no? I negozi tradizionali bisognerebbe tenere sempre più vivi, cioè prodotti, anche se io non potevo fare la guerra ai grandi, io dovevo fare la guerra solamente tenendo un prodotto decente, solo qui mi sono salvato. Io penso che la gente mi si deve ricordare perché sono stato con loro, sono stato a contatto con i clienti, c'era anche questo, che dopo era passata la parola che io stavo sull'autostrada perché era sempre aperto. Allora ha detto, io ho avuto i clienti che la sera veniva da Cingoli, da Piro, da Domo, da Frontale, perché sapeva che tanto bene o male mi trovava, cioè i salvavo. Cioè qualcuno, capito, dice ma io domani devo fare dagli atelli, non c'ho farina, ma ce l'avevo, no? Cioè, per dire, c'è stato questo rapporto con la gente. E io penso che, ecco, mi dispiace, però allora mi diceva mia moglie, ho raggiunto una certa età, però io anche per modestia, se no avrei tirato la voglia, perché ce l'ho dentro il mio sangue, c'ho questa cosa qui, capito? Ciao. Innanzitutto gli faccio un caloroso saluto e in bocca al lupo e un augurio ai nuovi gestori, perché sono delle brave persone e deve continuare. Io ho detto all'inizio, no, come mi sono comportato io, cioè non guardare il margine, non essere come si dice attaccato, ma capito, devi essere del popolo. Poi un'altra cosa, qui c'era anche l'abitudine che tutti mi venivano a trovare, tanto parecchi mi hanno conosciuto anche dal punto di vista come la pensavo, dal punto di vista ideologico, però qui si discuteva di tutto, confronti politici, confronti sulle associazioni, confronti come mandiamo avanti il paese, ci vuole qualcosa, ci vuole dei posti dove magari la gente dialoga, perché poi oggi non parlano più nessuno, per il motivo che stanno lontanati dentro le case, che hanno paura, no, della salute, no, che hanno paura della guerra. Cioè qualcuno, capito, viene qui, si fa una battuta. Cioè, capito, non è il rapporto, cioè questo metodo, questo, io la vedo così, vedo la bottega alla vecchia maniera, sui paesi. Io vi ringrazio a tutti, ringrazio il paese, ringrazio i clienti, no, e ringrazio Cupramontana che mi vuole bene.